bottiglione iniziò a pensare. Pensa che ti ripensa, guardando fuori dalla finestrella della cantina, ad un certo punto vide una lucia. Voilà, la lucia, tipica barca di Como, dei pescatori di Como. Il bottiglione. Ecco, vedi, non ti preoccupare, ho già trovato una soluzione. Dimmi, dimmi! Dai, in fretta, forza, dimmela! Adesso calmati e ascolta. Sì, mi calmo e ti ascolto. Vedi, la finestra è proprio a livello del nostro ripiano, quindi rotola piano piano, avvicinati alla finestra. Certo, cosa pensi? Che voglio annegare? Il bottiglione e la bottiglietta rotolarono fino alla finestra e quando furono sul davanzale videro passare la Lucia che navigava sull'acqua del lago e che aveva invaso tutta la piazza. La bottiglietta: Ehi! Calmati, Disse il bottiglione. Non vedi che stanno arrivando? Hai ragione. Adesso mi calmo. La Lucia si avvicinò e i nostri amici salirono in fretta e furia sulla barca. Oh, come sono felice! Sei stato proprio un grande amico! La Lucia riprese a navigare e ad aiutare chi si trovava in difficoltà. Ad un certo punto salì a bordo un signore molto distinto, un poco pensieroso, con tanti ricci e una giacca un po' strana. La bottiglietta iniziò a ridere a crepapelle e il bottiglione sottovoce le chiede: Ma perché ridi così tanto? Sei impazzita? La bottiglietta. Ah, no, non vedi quel signore? Non vedi che giacca strana? Non vedi che con quel colletto così alto sembra che abbia il collo un po' incessato? Ho, 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 sei un po' simpatica, ma anche un po' ignorantella. Ma sai chi abbiamo di fronte? Questo signore, questo po' di signore, è Alessandro Volta. Ma tu sai chi è Alessandro Volta? Probabilmente no. Chi è questo signore? Che cosa ha fatto questo Alessandro Volta per essere così importante e conosciuto? Alessandro Volta è l'inventore della pila. Cosa serve la pila? Beh, vedi che sei proprio ignorante. La pila è molto importante perché aiuta a far funzionare un sacco di cose. E secondo me i bambini che ci stanno sentendo da casa la usano per un sacco di cose, la pila. Ad esempio all'interno dei loro giocattoli per farli funzionare. Questo è solo uno dei tanti esempi, cara la mia bottiglietta. Ma dai, non ci posso credere. Beh, comunque fa proprio ridere. Intanto sulla Lucia non c'era più posto. Così il marinaio decise di portare tutti sul battello Concordia, in modo tale che la barca Lucia non si ribaltasse. Quando la Lucia si avvicinò, il comandante del battello fece suonare così forte la sirena Baba! per salutare i nuovi passeggeri che la bottiglietta, per lo spavento, fece un sobbalzo, ma così alto, ma così alto, che nessuno la vide più.
Il bottiglione, salito sul Concordia, iniziò a cercare la sua amica e, rotolando, la cercò in tutti i posti, sul ponte, nel salone, nelle sale più piccole, in sala macchine, ma niente, nemmeno l'ombra. Provò a chiamarla, ma niente. Chiese a tutti se l'avevano vista, ma niente. Il bottiglione non riuscì a darsi pace. Iniziò a pensare al peggio. Pensò che forse la sua amica era caduta nel lago e riempitasi di acqua era andata a fondo. E dovete sapere, il lago di Como è molto profondo e lui non sarebbe mai riuscito ad andare a recuperarla. E per la prima volta nella sua vita, dal collo della sua bottiglia scese una lacrima. Ma proprio mentre questi pensieri occupavano la sua mente, sentì una voce. Wow! Yuppie! Yahoo! Che bello! Non mi sono mai divertita tanto! Il bottiglione, sentita questa voce, gli sembrava provenisse dall'alto, ma non riusciva a vedere niente. La preoccupazione aumentò, ma non si scoraggiò e decise di andare a prendere la funicolare per andare il più in alto possibile e scrutare bene il cielo. Scese dalla funicolare e in tutta fretta andò nel punto più in alto di Brunate e sentì di nuovo la voce, ma questa volta era molto più vicina a lui. Ciao amico! È bellissimo! Dai, vieni anche tu! La bottiglietta era salita non po' di meno che sull'idrovolante. Il bottiglione, esterrefatto e anche un po' arrabbiato, pensò: ma caspita, io mi preoccupo per lei. Non mi do pace e guardatela, si diverte come una matta. Ah, ma quando la incontro gliene dico quattro! Intanto l'idrovolante continuava le sue evoluzioni e ad un certo punto tutti videro srotolarsi uno striscione con scritto: «Dai Fifone, sali!». Il bottiglione capì che il Fifone era lui e ciò gli fece cambiare umore e iniziò a sorridere. «Sbrigati! Riprendi la funicolare e vai in riva al lago! Così ti veniamo a prendere!» L'idrovolante atterrò sull'acqua, il bottiglione salì con la sua amica e fecero un bellissimo giro del lago di Como. Sorvolarono Bellagio, Lecco, Como e tanti bellissimi paesini. La giornata iniziata con la pioggia e la paura terminò con il sole e la gioia. Ciao bambini, io spero che la storia vi sia piaciuta e se vi sono piaciuti anche i disegni potete scaricarli dal sito della Città dei Balocchi e poi perché no colorarli e portarmeli nel negozio Decom in via Giovio 18 a Como e oppure potete farvi aiutare da un vostro genitore. Fate la foto del vostro disegno e taggatemi sui social @Decom.